Abbiamo avviato un confronto per modificare radicalmente le parti che riguardano l'immigrazione, in particolare dei due decreti sicurezza, e come Italia Viva abbiamo posto varie questioni. In primo luogo abbiamo posto la revisione complessiva di quelli che sono gli accordi sottoscritti con la Libia, perché da lì parte la vicenda migratoria e noi riteniamo che non si possano più sostenere elementi che vanno in diretta violazione dei diritti umani. Successivamente abbiamo anche, e su questo abbiamo trovato, devo dire, anche una certa convergenza tra le altre forze politiche, avuto un approccio molto sistematico su quelli che sono state le inefficienze e anche le violazioni spesso della logica fatte dai decreti Salvini. Abbiamo chiesto di reintrodurre il permesso umanitario. Se non si ritorna invece alla centralità dei centri gestiti anche in collaborazione con i comuni, dove si possa imparare la lingua, rispettare le leggi italiane, intervenire su quelli che sono gli elementi anche di convivenza effettivi, il problema migratorio non sarà effettivamente risolto. Quello che ha prodotto questo duo di decreti è stato quello di aumentare il numero di irregolari sul nostro territorio. Le multe alle ONG sono solo ridotte o Italia Viva chiede di toglierle, o va bene la proposta della Marcesi? Noi chiediamo che le multe siano eliminate, perché chi salva vite umane non debba pagare una multa, e questo è del tutto evidente. Il giudizio che noi diamo della riunione è un giudizio positivo, si sono fatti molti passi avanti, si sono condivisi gli obiettivi comuni e si è affrontato in maniera molto concreta quello che è l'esito di questo anno e mezzo di decreti, valutando tutte le questioni negative che hanno portato e decidendo di intervenire, in particolare per esempio sul tema dell'integrazione e di come questi decreti abbiano prodotto obiettivamente irregolarità. I decreti verranno modificati, ma soprattutto si interverrà sugli argomenti al centro dei decreti, cioè da un lato la sicurezza e dall'altro l'immigrazione, perché la questione non è solamente modificare i decreti, ma intervenire anche più complessivamente sul tema della gestione dei flussi migratori. Prima dei decreti la gestione non era perfetta, i decreti su alcuni aspetti, il tema integrazione e irregolarità, l'hanno peggiorata. Noi abbiamo l'obiettivo non tanto di cambiare questo o quello, ma di offrire agli italiani una politica più efficiente sul tema dell'immigrazione. Ci sono posizioni di partenza che sono tra loro diverse, noi abbiamo ribadito quello che diciamo da sempre, cioè che consideriamo quei due decreti che hanno prodotto insicurezza, che vanno dal nostro punto di vista modificati in modo assolutamente radicale. In materia di immigrazione abbiamo posto un problema che riguarda il tema della protezione umanitaria, va reintrodotto uno strumento di questo tipo, il tema dell'iscrizione all'anagrafe per i richiedenti asilo, va reintrodotto uno strumento di questo tipo che peraltro una volta cancellato è stato sanzionato duramente da molte sentenze dei tribunali dopo i ricorsi. Va rapidamente cancellata ogni forma di sanzione all'ONG, perché la guerra contro l'ONG ha rovesciato i più semplici valori etici di questo paese, la solidarietà non può essere né un reato né oggetto di multa. Abbiamo posto il problema del memorandum con la Libia, che non può essere trattato come è stato trattato fino a questo momento, e sulle questioni che riguardano la sicurezza e l'ordine pubblico abbiamo detto che anche in questo caso, rispetto all'aggravamento delle pene per alcuni reati sociali, penso al tema delle occupazioni, alla questione dell'oltraggio pubblico ufficiale, servono modifiche radicali. Ora aspettiamo, dopo questo incontro, che dal governo arrivino proposte di merito, arrivino testi concreti su cui valutare i passi avanti che comunque stasera credo di poter dire sono stati fatti. Ecco.